È finalmente entrato nel vivo il progetto Cooperiamo a scuola. Oggi siamo andati a trovare i ragazzi della quarta A del linguistico del liceo Torricelli di Faenza, che si sono rivelati molto entusiasti di questa iniziativa. Secondo lei i progetti così sono utili per questi ragazzi per, insomma, concretizzare un po' le idee che hanno in testa? Ah, direi assolutamente sì, anche se noi siamo un liceo, quindi di solito si pensa sempre al liceo come un tipo di istruzione più astratta, piuttosto che una cosa così come un'attività di cooperativa, che è una cosa più concreta. Però soprattutto per questi ragazzi del liceo linguistico, che quindi anche in un futuro potranno mettere a frutto le loro esperienze nel campo delle lingue, l'idea di sapere come poter creare una cooperativa per il loro futuro, comunque come muoversi nel mondo delle cooperative, è senz'altro importantissimo. Devo dire che i ragazzi si sono dimostrati abbastanza entusiasti, stanno lavorando molto bene, stanno sviluppando delle idee interessanti, delle idee, come posso dire, che potrebbero anche essere realizzate, cioè non stanno lavorando su un concetto astratto, ma stanno pensando a delle cose che eventualmente in un futuro potrebbero anche essere realizzate. Quindi. È iniziato anche da voi al liceo linguistico Cooperiamo a scuola. Come avete preso la notizia che avreste aderito a questo progetto? E, è stato strano perché pensavamo di perdere molte ore anche a scuola, quindi non so, all'inizio un po' di dubbio e insicurezza, però tutto bene, alla fine è andato tutto bene. Ma personalmente l'ho trovato abbastanza interessante perché comunque è una cosa che in questa scuola non se ne è mai parlato, però insomma possiamo scoprire delle cose nuove comunque anche, quindi insomma personalmente mi è interessato molto. E adesso che comunque avete iniziato a lavorare insieme, quali sono le difficoltà e le gioie del lavorare E in gruppo, ovviamente? le difficoltà è trovarsi d'accordo sulle diverse cose perché notiamo che è difficile, e però poi puoi dividere i compiti e ci sono diversi ruoli, diciamo, che abbiamo nel gruppo, quindi ci si trova bene comunque. Invece le gioie? Ma comunque stare insieme, fare qualcosa insieme, il gruppo, però anche comunque scoprire delle cose nuove, insomma, l'analisi mercato, cose così che. Ma in questa scuola noi non facciamo, quindi insomma cose nuove, scoprirle. Vi sta piacendo? Sì, mi sta piacendo molto, è interessante come ha detto anche Ilaria, quindi no, è bello. Sì, Anche a me piace abbastanza. E invece per quanto riguarda il vostro progetto, su che campo vi state muovendo, come avete fatto a sceglierlo anche? Ma a sceglierlo in realtà diciamo che ci avevano diviso a gruppi e è un'idea che è saltata fuori da un altro gruppo, quindi noi diciamo l'abbiamo affittata, diciamo riutilizzata. E, è sull'alimentare, riciclo e basta, non divulghiamo altro. Anche voi siete entrati nel vivo di Cooperiamo a scuola, cosa ne avete pensato quando vi hanno proposto il progetto? Allora, all'inizio io ho pensato che era il solito progetto un po' noioso. Ma alla fine è veramente un progetto molto interessante. Tu cosa ne pensi? Beh, più che altro è stato un po' sconvolgente saperlo, no? Perché un giorno di lezione si è presentato questo progetto e non ne sapevamo neanche nulla. E alla fine, cioè, all'inizio eravamo un po' perplessi perché non riuscivamo neanche a capire che cosa veramente ci stessero chiedendo di fare. Però alla fine comunque si è rivelato comunque sì, interessante, comunque un modo diverso di vedere un'altra faccia della realtà che magari a scuola e come studenti non si conosce. Dunque, vi sta piacendo, ma lavorare insieme ha le sue gioie e i suoi dolori. Quali difficoltà avete trovato e invece quali sono state le cose positive del lavorare tutti insieme? Allora, alcune difficoltà possono essere il fatto di dover distribuire i lavori, magari alcune si concentrano più su un certo lavoro e le altre no, quindi magari un lavoro è più pesante dell'altro, però è molto bello lavorare insieme perché ci si aiuta e quindi si possono scambiare i ruoli. Sì, esatto, poi alla fine comunque, cioè, essendo un progetto di cooperative, quindi il lavoro insieme è comunque la base fondante. E, no, è interessante più che altro perché comunque magari si ha a che fare anche con quel gruppo di compagni, però in un'ottica diversa, quindi a ragionare su piani diversi, quindi sul piano economico per un progetto che comunque non ci sarebbe mai venuto in mente in una giornata normale di scuola. Quindi nonostante gioie e dolori, sono più le gioie alla fine. E a proposito del vostro progetto, in che settore vi state muovendo con la vostra cooperativa? Allora, noi ci stiamo muovendo sul settore design Il e riciclo. riciclo. Quindi una cosa un po' Un po' strana. esatto, però originale, si spera. Sì. Come avete preso la proposta di fare Cooperiamo a scuola? Noi fin da subito siamo stati abbastanza entusiasti di questa proposta, anzi, tanto è vero che l'abbiamo proposto proprio noi, la professoressa, e insomma ci siamo trovati bene con questa idea fin da subito.
Sì, è stato abbastanza, cioè abbiamo preso l'idea in maniera molto filosofica, diciamo, perché abbiamo avuto la possibilità di metterci in gioco in qualcosa di cui non avevamo assolutamente idea, quindi è stato abbastanza divertente. E adesso come sta andando? Cioè, progetto avviato, sensazioni che avete? No, noi siamo contenti anche perché impariamo delle cose che diciamo in un liceo non vengono per niente trattate, anzi è importante secondo me trattare anche di questo genere di cose. Sì, sta andando bene, diciamo, perché siamo più nel terreno e ci siamo aperti anche delle prospettive per il futuro, perché non abbiamo mai preso in considerazione la possibilità di lavorare in una cooperativa o di andare nel campo economico. Lavorare in gruppo ha sia le sue gioie che i suoi dolori. Che difficoltà avete trovato e invece quali sono le cose belle? Ma le difficoltà inizialmente erano un po' per metterci d'accordo sulla linea da seguire, ma una volta che comunque ti sei messo, diciamo, cioè, si è scelta una linea comune, si lavora bene, ecco, dato che comunque i collaboratori, diciamo, ce li siamo scelti noi, dunque, bene o male, ecco, siamo tutti d'accordo. Siamo stati in grado di dividerci i compiti e di essere in grado di fare ognuno un buon lavoro. Più o meno su in che campo lavorerà la vostra cooperativa? Diciamo che tratteremo con gli studenti, professori studenti, questo rapporto qui e lasciamo un po' Lasciamo il nel mistero. mistero. Sì. Come avete preso la proposta di Cooperiamo a scuola? Allora, inizialmente diciamo che è stata una cosa abbastanza sorpresa perché non siamo stati avvisati, però dai, è una cosa abbastanza nuova e l'abbiamo presa abbastanza bene inizialmente, sì. Sì, inizialmente pensavo si trattasse di un progetto abbastanza noioso, anche perché io delle cooperative non ne avevo idea, però alla fine no, è carino come progetto, poi si perdono ovviamente delle ore, quindi. Quindi adesso che siete in piena fase di lavoro, come sta andando? Nel senso, vi piace? State imparando nuove cose? Sì, ovviamente quando siamo in ambito scolastico si vengono trattate appunto le materie, quindi cose più relative alla scuola. Quando arrivano questi progetti qua dove si tende a coprire un po' degli ambiti un po' più esterni, diciamo, sono sempre cose positive. Sì, d'accordo con lei. Lavorare insieme ha le sue gioie e i suoi dolori. Che difficoltà avete trovato nel dover collaborare, invece quali sono state le cose positive? Beh, diciamo che come gruppo ci siamo trovati molto bene, anche perché andiamo tutti d'accordo e bene o male abbiamo avuto un'idea in comune e quindi riusciamo a lavorare bene per adesso. Sì, Poi. ovviamente magari ci sono alcuni concetti che alcune persone vedono in maniera positiva e altre negativa, però si cerca di conciliare un po' i pensieri e di arrivare a un obiettivo comune. E che argomento avete scelto? Cioè, in che ambito lavorerà la vostra cooperativa? Produzione e lavoro? Sì, cioè, si tratta di una cooperativa legata agli eventi e quindi si pensava di pubblicizzare prevalentemente i giovani Sì, questo in è ambito l'ambito, artistico. esatto. Anche voi partecipate al progetto Cooperiamo a scuola. Quando ve l'hanno proposto, cosa ne avete pensato? E io ero entusiasta di questa proposta perché ci introduce comunque al mondo lavorativo e ci aiuta un po' a capire come funziona in generale. Io ero un po' dubbiosa perché non avevo capito bene lo scopo di questa cosa, però ora risulta molto più bella, diciamo. E dunque, adesso che il progetto è entrato nel vivo, cosa ne pensate? Cioè, ha un'utilità? Vi sta piacendo? Sì, a me piace. È un po' complicato perché alcune cose non riusciamo bene a capirle, però sì, a me Sì, sono. è risultata molto più interessante di quello che sembrava prima. Esatto. Lavorare insieme ha le sue gioie e i suoi dolori. Che difficoltà avete trovato e invece quali sono le cose belle? Magari dividersi un po' i compiti e trovarsi d'accordo, mettere un po' insieme le idee, però. Esatto, anche Cioè. trovarsi, organizzare un po' tutto è un po' Esatto. complicato, però Siamo un ci bel si gruppo. riesce, esatto. E la vostra cooperativa in che settore lavorerà? Viaggi, scambi Esatto, anche culturali. perché essendo un linguistico Esatto, cerchiamo di il nostro incentivare questa ambito. cosa. Francesca Diletta per Faenza Web TV.